Il buddismo di Nichiren Daishonin. Il buddismo di Nichiren Daishonin parte dalla convinzione che tutti gli esseri viventi hanno la potenzialità di ottenere l'illuminazione. Questa idea è il nucleo essenziale del buddismo Mahayana, una delle due principali correnti del buddismo che si svilupparono in India dopo la morte del Buddha Shakyamuni. I seguaci del buddismo Mahayana non si isolavano dalla società, come facevano altri gruppi buddisti, ma al contrario, lavoravano per diffondere il buddismo in mezzo alla popolazione e per assistere gli altri sul sentiero dell'illuminazione. Il Mahayana è quindi caratterizzato da uno spirito di compassione e di altruismo. Il buddismo Mahayana fu introdotto gradualmente in Cina, dove a sua volta diede origine a varie scuole. Una delle più importanti fu fondata da Chi Yi, chiamato anche Gran Maestro Tiantai, ed è appunto nota come la scuola di Tiantai. Essa insegna che il Sutra del Loto è il supremo fra tutti i Sutra Mahayana e che tutte le cose, sia animate sia inanimate, possiedono la potenzialità latente di ottenere l'illuminazione. Questa dottrina è riassunta nella teoria dei 3.000 regni in un singolo istante di vita. Le dottrine di questa scuola furono ulteriormente chiarite da Miao Lo, 711-782, il sesto patriarca della scuola. Il buddismo Tiantai fu introdotto in Giappone agli inizi del IX secolo con il nome di buddismo Tendai, dal gran maestro Dengyo, un prete giapponese che aveva acquisito una profonda comprensione di queste dottrine in Cina. In seguito, nel XIII secolo, quando Nichiren Daishonin andò a studiare sul monte Iei, che era sede della scuola Tendai in Giappone, fu in grado di confermare che la sua convinzione che il Sutra del Loto costituisse il cuore di tutto il buddismo. Secondo i suoi insegnamenti, i meccanismi dell'universo sono tutti soggetti a un singolo principio o legge. E comprendendo questa legge si può rivelare la potenzialità nascosta nella propria vita e raggiungere la perfetta armonia con il proprio ambiente. Nichiren Daishonin definì la legge universale come Nam-myoho Renge Kyo, una formula che rappresenta l'essenza del Sutra del Loto ed è nota come il Daimoku. Inoltre le diede forma concreta, iscrivendola su un mandala chiamato Gonzo, in modo che tutte le persone potessero manifestare la saggezza del Buddha e ottenere l'illuminazione. Nel suo trattato intitolato L'oggetto di culto per l'osservazione della mente, egli dichiara che recitare Nam-myoho Renge Kyo, con fede nel Gonzo, la cristallizzazione della legge universale, porta alla rivelazione della propria natura di Buddha. Tutti i fenomeni sono soggetti al severo principio di causa ed effetto. Di conseguenza, lo stato attuale della propria vita è la somma di tutte le cause poste precedentemente. Recitando Nam-myoho Renge Kyo, si crea la causa più fondamentale, una causa che compenserà gli effetti negativi del passato e condurrà alla felicità assoluta. L'illuminazione non è uno stato mistico o trascendente, piuttosto è una condizione in cui si gode della massima saggezza, vitalità, fortuna, fiducia e altre qualità positive, nella quale si prova un senso di soddisfazione e realizzazione per le proprie attività quotidiane e si arriva a comprendere lo scopo per cui si vive. Gli scritti di Nichiren Daishonin. Il fatto straordinario che così tante delle opere di Nichiren Daishonin esistano ancora oggi, 700 anni dopo essere state scritte, è dovuto soprattutto all'impegno di Nikko Shonin, il discepolo più vicino al Daishonin. Egli fu il primo a usare il termine Gosho. Go è un prefisso onorifico e Sho significa scritti. Per riferirsi a queste opere, e si adopererò tenacemente per raccogliere, copiare e conservare gli scritti del suo maestro. Grazie ai suoi sforzi infaticabili,
Contro mille difficoltà, oggi gran parte delle opere importanti del Daishonin sono arrivate a noi. Il 28 aprile 1952, per commemorare il 700° anniversario della fondazione del buddismo di Nichiren Daishonin, i suoi scritti sono stati pubblicati dalla Soka Gakkai in un volume intitolato Nichiren Daishonin Gosho Zenshu, opere complete di Nichiren Daishonin. Il progetto di questa pubblicazione fu iniziato da Josei Toda, secondo presidente della Soka Gakkai, e portato a termine sotto la supervisione editoriale dello studioso Nichiko Ori, 1867-1957, iniziò la sua carriera come bibliotecario del Tempio Taiseki, dove sin dall'età di 17 anni intraprese uno studio approfondito degli originali e delle copie degli scritti del Daishonin e dei documenti a esso correlati. Nel corso degli anni visitò innumerevoli templi, molti dei quali erano i templi principali di altre scuole, per studiare gli archivi. Il suo lavoro lo portò anche sull'isola di Sado, in cerca di materiali su Abutsubo e nel luogo di nascita di Nikko Shonin. Tra gli anni 1925 e 1927 assunse l'incarico di 59° patriarca del Taiseki-ji, ma in seguito si ritirò per dedicarsi totalmente alle sue ricerche. In quel volume sono raccolti in totale 426 documenti, fra cui vari frammenti. Di questi, 172 sono giunti a noi nella stesura originale stilata a mano dallo stesso Nichiren Daishonin. Le opere del Daishonin si dividono in varie categorie. Alcuni sono trattati formali sul buddismo con molte citazioni dei sutra e dei testi originali. Altri scritti del Daishonin sono in forma di lettere indirizzate ai suoi discepoli e seguaci laici. Alcune di queste sono lunghe e dettagliate e ci forniscono molte importanti informazioni sulle attività e il pensiero del Daishonin. Altre sono brevi comunicazioni destinate a consigliare o incoraggiare i credenti. Queste opere sono scritte nello stile epistolare giapponese, comune del periodo Kamakura. Come le opere in cinese, esse dimostrano come Nichiren Daishonin sia stato un maestro di stile nella prosa e contengano passaggi di grande calore e bellezza.